Ringrazio il Presidente Draghi perché nel suo discorso ha dato spazio e respiro ai temi della cultura, della scuola, dell'università e della ricerca. Sappiamo che oggi la didattica a distanza, nonostante il grande lavoro degli insegnanti, ha aumentato le disuguaglianze e che si sono accumulati ritardi di apprendimento che vanno misurati con dati oggettivi, come quelli che l'Invalsi ci fornisce. Lo faremo con l'attenzione che il tema merita. Per la scuola, invece, da tempo facciamo nostre le urgenze evidenziate dalle indagini europee, diventate ineludibili dopo un anno di pandemia come quella che stiamo vivendo. Occorre continuare ad impegnarci per ridurre la dispersione scolastica, per riportare a scuola in presenza gli alunni, tutti gli alunni, senza rinunciare ai grandi vantaggi che la didattica a distanza assicura. E dobbiamo soprattutto garantire a tutto il Paese le connessioni necessarie, che oggi rappresentano davvero un nuovo diritto di cittadinanza da assicurare a tutti, dal nord al sud del Paese. Sappiamo però che dobbiamo aumentare l'attrattività e il prestigio della professione di insegnante, lavorare sulla selezione e sul reclutamento, potenziare le competenze digitali, promuovendo l'eccellenza dell'insegnamento a tutti i livelli e sostenendo una nuova organizzazione dei programmi e dell'apprendimento, valutando, Presidente, la qualità degli insegnanti stessi, non solo in base all'anzianità di servizio, ma anche per il merito che si conquistano ogni giorno a scuola. Per questo, Presidente, è necessario aumentare gli investimenti sull'istruzione, passando dall'attuale 3,8% del PIL al 5% e raggiungendo così la media europea, e garantire i livelli essenziali delle prestazioni pro capite per istruzione e formazione, considerando il fabbisogno per ogni bambino in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, assicurandone la gratuità per gli indigenti. Utilizzare il Next Generation EU per rafforzare il sistema di istruzione e per il contrasto alla povertà materiale ed educativa ci consentirà di incidere sulla disomogeneità territoriale. Ne abbiamo bisogno per aumentare i nidi, per assicurare il tempo pieno a scuola, incrementando l'occupazione femminile e dando un concreto supporto a una piena libertà di scelta da parte delle donne. Siamo consapevoli che la pandemia ha davvero provocato ferite profonde nelle nostre comunità, anche sul piano culturale ed educativo. I cambiamenti epocali accelerati dal Covid, la globalizzazione, la trasformazione digitale, la transizione ecologica hanno cambiato il mercato del lavoro e richiedono continui adeguamenti nella formazione di tutti gli ordini di scuola. L'emergenza educativa, Presidente, è importante tornare il prima possibile in classe, perché è l'unico modo per eliminare una stortura di una didattica digitale che aumenta le diseguaglianze. Però, Presidente, dobbiamo ringraziare gli insegnanti e i ragazzi che in questi mesi hanno svolto un compito gravosissimo e lo hanno fatto in condizioni veramente proibitive.